problema dell'alcol era già un problema precedente al Covid. Con il Covid si sta amplificando il fenomeno. Lo scorso sabato sera in Piazza della Badia aveva aggredito un agente della Polizia Municipale di Arezzo, contro il quale aveva lanciato una bottiglia di vetro, riducendolo così in una maschera di sangue. Adesso però è stato scoperto e denunciato. I giovani, assumendo tanto alcol, perdono il controllo delle loro azioni e purtroppo su una contestazione inerente l'uso di una bottiglia di birra fuori dal locale, il giovane ha perso il controllo e si è colpito un agente di polizia. Assieme al responsabile, la municipale ha individuato anche l'amico che lo aveva aiutato a scappare. Si tratta di due ventenni aretini. Con le telecamere di videosorveglianza siamo riusciti a risalire all'identità dei due soggetti. Uno è stato denunciato per favoreggiamento e uno è stato denunciato autore del gesto per resistenza, violenza e lesione aggravata. L'agente ha riportato ferite al volto, sulla fronte e al naso, 10 i giorni di prognosi. Ha portato, oltre che il trauma, anche un fattore psicologico abbastanza importante. Piazza della Badia dunque ancora una volta torna ad essere teatro di episodi di malamovida. Il primo cittadino torna così a pensare alla vigilanza privata. Perché è evidente che il monitoraggio del territorio in questo momento purtroppo è insufficiente, nonostante che ognuno stia facendo il massimo, e devo dire che la polizia locale sta facendo il massimo, più di questo non possono fare. E invece va fatto di più, perché non si devono ripetere episodi come quello di venerdì sera.